Buonasera a tutti, non so se mi sentite, scusate la voce, ma insomma sono un pochettino raffreddato, quindi vi saluto tutti quanti. Perché questa diretta? Perché dovevo fare una recensione, l'avevo promesso a Stefania Tosi, del libro Prima di Dio. Questo qui è il libro, ve lo faccio vedere per chi non avesse visto, diciamo, l'intervista a Stefania Tosi. Mi ha mandato questo libro, me ne ha mandati altri che abbiamo regalato agli iscritti. E quindi gli avevo promesso che avrei fatto questa recensione prima di poi scambiarci, diciamo, le opinioni generali sul film o su quello che volete voi. E appunto vorrei parlarvi di questo libro. Intanto io appunto ringrazio Stefania Tosi di essere stata ospite nel nostro canale. La ringrazio per averci inviato il libro che abbiamo regalato agli iscritti. Sì, sono grazie Benny Whip per l'affascinante. Sì, sono raffreddatissimo. C'ho il coronavirus, scherzo. Comunque. Allora, intanto devo dire che il libro è molto bello già a vedersi, è ben confezionato, ben rilegato ed è molto interessante quello che il tema che viene trattato all'interno di questo saggio. La dottoressa Tosi in questo libro fa una carrellata storica di quello che è il percorso della donna, secondo il mio punto di vista, attraverso i secoli. C'è una Buonasera a tutti. Allora, all'interno di questo libro, appunto, si parte dalla preistoria e via via si parla delle prime civiltà che la storia ci dice essere state quelle che appunto avevano un'organizzazione sociale di un determinato tipo, che potremmo riassumere a quelle odierne volendo. Il ruolo della donna descritto dalla dottoressa Tosi era sicuramente di prim'ordine, di rilievo all'interno delle società umane che si sono sviluppate sia nel Mediterraneo, ma anche nell'est Europa o comunque sia in Medio Oriente, ma anche nel Nord Europa volendo. E testimonianza né di questo ruolo sociale, appunto il culto che la donna aveva, di cui godevano le donne all'interno di queste società. Infatti, gli uomini primitivi e non solo, diciamo, esaltavano il ruolo della donna all'interno della società attraverso la scultura di donne incinte, quindi c'era questo richiamo alla fertilità. Le donne, tra l'altro, pare fossero, siano state le prime, diciamo, i primi individui ad occuparsi dell'arte, perché appunto è stato scoperto che all'interno delle grotte, tra cui alcune che si trovano in Francia, le mani che sono rappresentate sia in positivo che in negativo all'interno di queste grotte, appunto, pare siano state, fatte, siano delle decalcomanie delle mani delle donne che appunto abitavano all'interno di queste caverne. Non vi dico altro, è molto interessante, in sostanza, che cosa succede. Secondo il mio punto di vista, spero che Stefania non la prenda male, attraverso questo percorso storico, si vuole riabilitare in qualche modo la figura della donna nei secoli. Ruolo di prim'ordine, appunto, che ricopriva all'inizio, che via via si è perso a causa delle mutate condizioni socioculturali delle varie culture, ma anche del mutato clima religioso, appunto perché la religione è mutata nel tempo, di conseguenza, mutando la religione, mutano le idee degli uomini e mutano i ruoli sociali all'interno dei gruppi. Quindi io vi consiglio di acquistare questo libro. Spero che la dottoressa Tosi sia d'accordo, comunque sia contenta delle parole che ho speso per questo libro. Io la invito, qualora dovesse essere online, che ci stia seguendo, magari anche a intervenire se vuole aggiungere qualche cosa sul suo libro. Quindi, se volete comprare questo libro, Luxco Edition, Prima di Dio, dal mito all'archeologia del femminino sacro, di Stefania Tosi. Qualora non aveste visto il libro
Midnight con la dottoressa Tosi, vi invito a farlo e nel canale lo trovate. Detto ciò, veniamo a noi. Allora, ragazzi, prima di tutto, volevo scusarmi con tutti, se la puntata del lunedì scorso non è uscita, ma, sapete che stiamo girando il film, siamo in fase di rifinitura, tra virgolette. Quindi diciamo sono stati molti gli impegni con attori eccetera eccetera, quindi un attimo mi sono confuso e la puntata di lunedì è uscita giovedì, ma domani avrete la puntata alle 15, molto interessante, ci leghiamo sempre ad argomenti biblici, e poi mercoledì sera avrete un bel Midnight col dottor Gennaro Pepe, che vi parlerà, ci parlerà di rapimenti alieni. Quindi, per gli amanti della tematica, sarà molto interessante ascoltare quello che ha da dire il dottor Pepe, perché si occupa proprio di questo tipo di fenomeni all'interno dell'ambito ufologico. Per quanto riguarda il film, non so se avete visto il trailer, è pubblicato, è il primo di due, quindi ne vedrete soltanto un altro prima dell'uscita del film. E poi vedrete direttamente il film. Anche quest'anno il film sarà a puntate. Devo ancora determinare quante puntate saranno, che usciranno il mercoledì alle 23. Quindi per qualche settimana non avrete Midnight, ma appunto canalizzeremo tutte le nostre forze, tutte le nostre energie sul film, così che non si disperdano le visual. Quindi facciamo un pochettino di marketing da questo punto di vista, però. Spero che vi piaccia, che vi piacerà. Ci siamo impegnati tutti quanti. Quest'anno c'è stata una bella squadra, non che quella dell'anno scorso non lo fosse, ma quest'anno mi è sembrato che ci sia più amalgama tra gli attori. Insomma, il progetto ha coinvolto un po' tutti quanti a 360 gradi. È stato impegnativo perché ho lavorato da solo, non ho avuto nessun aiuto. I ragazzi sono stati tutti quanti fantastici, tutti disponibili. Abbiamo un cast anche un pochettino più giovane e quindi speriamo che il film sia di vostro gradimento. Detto ciò, se avete delle domande riguardo il film, riguardo le tematiche che verranno trattate nel film, se volete sapere quando esce, fate domande, problemi non ce ne sono. Se no, parliamo di, come dice Random Tube, di UFI, oppure possiamo parlare di qualunque altra cosa vi piaccia. Quindi ragazzi, via con le domande e cominciamo subito. Io non come posso dire, non facevo una diretta da solo da circa un mese, che ripeto, siamo stati impegnatissimi. Per quanto riguarda le prossime dirette, vi dico subito che la settimana prossima non sarà possibile perché Salvo è impegnato per impegni professionali suoi. Quindi non avremo Salvo, non ci sarà, quindi non faremo la diretta con ospiti. Roberto Lapaglia, attualmente per problemi personali, non può essere ospite nel canale, ma sta partecipando al film insieme a noi. Quindi dovrete aspettare almeno altre 2 settimane. Per quanto riguarda il film, ok, Maria Matrona fa prima la prima domanda legata al film. Allora, intanto vi dico che molto probabilmente il film uscirà tra la seconda e la terza settimana di marzo, quindi mi tengo largo, massimo terza settimana avrete il film, la prima puntata. Quante donne ci sono nel film? Allora, 1, 2, 3. Allora, al momento ce ne sono 3. Mi auguro di averne un'altra, di averne un'altra al più presto, perché mi piacerebbe avere un cast più al femminile, però ce ne sono 3 che sono tutte e 3 bravissime. Tra l'altro abbiamo un'attrice che ha lavorato con Lina Wertmüller, e voglio dire, Lina Wertmüller ha vinto un Oscar, quindi è una presenza sicuramente di rilievo all'interno del nostro cast. Di che cosa parla il tuo film, chiede Random Tube. Allora, l'anno scorso abbiamo fatto il primo film, che è La lettera del diavolo, che trae spunto da una storia realmente accaduta qui in Sicilia. Finiva in modo molto sospeso volutamente, e quest'anno abbiamo fatto il sequel. Quindi, qualora tu non avessi visto il primo, ti consiglio di
vedere il secondo, cioè di vedere il primo per poter capire il secondo. Di che cosa parla? Allora, nel primo film, perché tutto parte da lì, quindi è a seguire, e quindi è doveroso fare un riepilogo. Nel primo film, appunto, ci rifacciamo alla leggenda, alla storia, o meglio dire, alla storia della lettera del diavolo. La trama è basata su storie vere come il primo. Allora, parte dal primo, quindi nel primo si parla della lettera del diavolo che se cercate anche su Wikipedia la trovate. In sostanza nel 1600 e cocci, quindi quasi agli inizi del scusate, ma il coronavirus mi sta distruggendo, scherzo. agli inizi alla fine del 600 una suora, una che si chiamava Suor Elisabetta Tomasi, antenata di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l'autore del Gattopardo, al secolo Suor Maria Crocifissa, praticamente in preda a una visione mistica, pare abbia trascritto, questo è un fatto vero, una lettera con tra l'altro dei frammenti che si dice siano nascosti a Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento, qui in Sicilia, una lettera che pare sia stata dettata dal diavolo. Nel primo film, non spoilerò nulla, è lì, ve lo potete andare a vedere. Il professor Altavilla, che è il protagonista, insieme a un prete, stanno lavorando alla decifrazione di questa lettera. Quando iniziano a verificarsi degli strani fenomeni. In sostanza, Satana ci mette lo zampino. Perché? Perché praticamente, vedete per film e lo capirete. Il secondo episodio continua dalla fine del primo film, quindi il primo film si svolge in 3 giorni, il secondo film si svolgerà in 3 giorni pure, quindi 3 giorni passano nella storia del film chiaramente. Il primo aveva diciamo un'anima più horror, thriller horror, ma più horror, invece questo che abbiamo fatto diciamo diventa più un thriller. Il link del primo film lo trovi nel canale, basta vedere La lettera del diavolo, c'è la locandina, c'è sia la versione full che dura 1 ora e mezzo compreso il backstage e poi c'è la versione a puntate, basta vedere anche su playlist, vedrai diciamo, il gruppo con le varie puntate. Allora, un attimo che... Quindi ci sono le varie. Come, a chi è venuta l'idea di girare il primo film e come? Allora, l'idea di girare il film è venuta a me. Ero in macchina con Roberto Lapaglia. Parlai con lui della lettera del diavolo e gli dissi perché non facciamo un film riguardo questa storia. E poi da lì abbiamo scritto io e Roberto il soggetto e poi la sceneggiatura. Fatto ciò, l'anno scorso non so chi di voi lo abbia visto, Maria Matrone sicuramente, Sile Gianni penso pure, Giovanni S penso che l'abbia visto pure, insomma quelli che leggo qui forse lo hanno visto. Fatto ciò abbiamo scritto un finale l'anno scorso aperto, proprio diciamo, proiettandoci sul sequel. Perché abbiamo pensato che molto probabilmente avremmo voluto bissare, diciamo, il lavoro dell'anno scorso. Sicuramente questo qui è fatto tecnicamente meglio perché ho avuto più mezzi a disposizione rispetto all'anno scorso, quindi le riprese sono ancora più, diciamo, più dinamiche, sono più pulite, tra virgolette. Ha un taglio ancora più professionale rispetto a quello dell'anno scorso perché abbiamo investito qualcosina per potervi offrire un prodotto sicuramente ancora migliore rispetto a quello dell'anno scorso. Il lavoro di quest'anno è stato più travagliato perché, come se ben sapete, scrivere un sequel di un film non è mai facile. Infatti, la sceneggiatura dell'anno scorso l'abbiamo scritta in 15 giorni e il soggetto era uno, ne abbiamo scritto uno e basta. Invece la lavorazione di questa sceneggiatura è stata molto più faticosa, molto più travagliata perché, onde evitare di ripeterci, abbiamo bruciato, se così si può dire, ben 15 soggetti e abbiamo speso ben 3 mesi per scrivere la sceneggiatura. Tra l'altro, la sceneggiatura è stata poi revisionata da Beppe Nardoianni, che è ospite del canale, ha curato le grafiche del canale e anche da Lorenzo De Luca, che
che è stato ospite del canale, ha parlato spesso di cinema e di Bruce Lee, ma tra l'altro è anche uno sceneggiatore di fama nazionale, quindi insomma non è il primo venuto, che ringraziamo, quindi qualora Lorenzo dovesse vedermi, lo saluto calorosamente. Abbiamo iniziato a lavorare a questo film a dicembre, quindi il 21 dicembre, già quindi sono 2 mesi che giriamo. Sono state le settimane scorse che sono state particolarmente impegnative, perché abbiamo fatto 3-4 scene al giorno. È stato abbastanza faticoso da un punto di vista sia fisico ma soprattutto psicologico. Anche perché non avendo a disposizione attori che potevano rimanere in loco tutto il giorno, uno deve essere più veloce possibile perché non puoi trattenere le persone lì tutta la giornata, non essendo pagate, quindi però insomma il risultato penso che sarà godibilissimo. Poi appunto voi siete il nostro feedback, quindi mi auguro che vi piaccia e ripeto, la prima puntata molto probabilmente la vedrete tra la seconda e la terza settimana di marzo, quindi a brevissimo. È rimasto veramente poco da girare. Io penso che ci vorranno 2 settimane piene di lavoro, ma e abbiamo chiuso più qualche piccolo effetto speciale che faremo in post-produzione, ma insomma, quello è. Quest'anno, insomma, secondo me il lavoro che è stato fatto è superiore rispetto a quello dell'anno scorso. Ripeto, poi sarete voi a giudicare. Non so chi di voi ha visto il trailer. Mi auguro un po' tutti. Comunque, detto ciò, andiamo avanti. Allora, di che cosa volete parlare questa sera? Visto che questa sera vi dedicherò un po' di tempo, è da più di un mese che non facevo una diretta da solo, quindi perché ripeto, impegni, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, se ci sono domande, ditemi un poco di che cosa volete parlare. Sono aperto a tutto. Quindi c'era Random Tube, che tra l'altro, se non ricordo male, Random Tube hai fatto una recensione del nostro canale, perché ogni tanto controllo in generale se qualcuno parla bene o male di noi sul tubo, e se non ricordo male mi pare di aver sentito una tua recensione sul nostro canale, quindi se dovessi essere tu, se non ricordo male, ti ringrazio a nome mio e di Salvo per aver parlato bene del nostro canale. Poi c'è il viandante, è la prima volta che lo leggo in chat. Ciao, buonasera a te. Quindi un saluto a tutti quanti. Poi c'è Benny Whip, che è la prima volta che leggo. Raffreddato ma comunque affascinante. Mi auguro che dall'altra parte ci sia una bella donna, o comunque sia una donna in generale. Perché i complimenti fatti dalle donne sono sempre più apprezzati. Non perché voglio essere razzista, ma per una questione di gusto personale, tutto lì. Poi, osservatore, lo sguardo sul mistero. Hai, la prima volta che leggo pure te. Da dove ci seguite? Ciao Christian, ciao, ciao a te. Da dove ci seguite? Fateci un po' se siete iscritti al canale, come l'avete conosciuto. Se no, ripeto, possiamo parlare di quello. Ho visto che la puntata di lunedì di Papa Bergoglio vi è piaciuta particolarmente. Il che mi ha fatto piacere, vuol dire che l'argomento, insomma, ha suscitato il vostro interesse. Vi ricordo che questa sera, ciao Federica, questa sera chi volesse telefonare per raccontare la propria esperienza, per chi volesse interagire con me, che farmi qualche domanda anche così, tutti quanti, diciamo, sentono la vostra voce, potete telefonare su Skype, che credo che sia avviato, vediamo un attimo, no. Lo avvio subito. Potete telefonare su Skype al mio contatto Skype, che è dario.sanfilippo. Quindi tutti quanti ascolteranno la vostra voce, le vostre domande, quello che avete da dire, da raccontare, eccetera, eccetera. Anche curiosità. Allora, qualcuno ha chiesto. Allora, Deep Pyroff dice: sera, non so niente del libro. Info. Allora, sì. Allora, il libro è il libro di Stefania Tosi. L'ho recensito praticamente all'inizio della diretta di stasera. Si intitola Prima di Dio di Stefania Tosi, dal mito all'archeologia del femminino sacro, edito dalla Luxco Edition. Quindi penso che basta andare sul sito della Luxco, che è www.luxco-edition.com. Penso che tu lo possa trovare lì, se no credo che ci sia qualche altro luogo online, credo anche Amazon o Macro Librarsi.
solitamente trattano questi argomenti e lo puoi trovare tranquillamente lì. Quindi, ripeto, se qualcuno volesse chiamare questa sera, vi ricordo che appunto ci sono le chiamate. Ma andiamo avanti. Allora, ragazzi, di che cosa volete parlare stasera? Volete parlare dei giganti, dei rapimenti alieni, del coronavirus? Di che cosa volete parlare? Coronavirus no, però, ne parla già troppo Canale 5, Italia 1, Rai 1, Rai 2, tutti i tipi di Rai, insomma. Abbiamo capito che c'è sto virus, però, insomma, la stanno facendo un pochettino troppo drastica. Quindi, ditemi un pochettino di che cosa vi piacerebbe parlare. Forza e coraggio. Ho parlato 20 minuti a ruota, datemi qualche feedback di che cosa vi piacerebbe parlare. Silenzio di tomba. Quindi, che aspettative invece avete voi riguardo il film? Quindi? Ma mi sentite? Allora, Monty Rumenti, Deep Pyrof o Firof, non so come si pronuncia, dice Monty Rumenti, forse vorresti dire Monty Buceggi, forse. Giovanni S. Ufo, ciao Dario, anche secondo te i giganti hanno portato il coronavirus? Non lo so. Allora, Deep Fire Off, credo che si pronunci così, chiede dei Monti Buceggi. Allora, io tempo fa scrissi, credo 2 anni fa ormai, scrissi una puntata che appunto si chiamava Enigma ad alta quota su Monti Buceggi. In sostanza, quello che io ho scoperto, che poi non ho scoperto nulla, è quello che ho trovato, è che in sostanza sì, viene sostenuto da alcuni ricercatori che nelle montagne dei Carpazi, credo, adesso non ricordo bene, quindi mi perdonerete, in Romania qualcuno abbia detto che c'erano delle gallerie particolari scavate all'interno di questa mon delle montagne dei Monti Buceggi. Ma non, io so che erano delle montagne, cioè queste gallerie erano state scavate dall'esercito romano quando ci fu la conquista della Dacia. Qualcuno disse che invece in realtà queste gallerie i romani le trovarono già scavate. No, non parleremo del coronavirus, anche perché abbiamo iniziato a parlare di, cioè abbiamo iniziato già il film Fragmentum prima che venisse fuori questa storia del coronavirus, quindi no, non ne parleremo. Quindi dicevo, si dice, alcuni sostengono che queste gallerie romane le trovarono già scavate e che all'interno trovarono delle strane cose. Ma stranamente, però, i romani non riportano nulla di questi strani ritrovamenti all'interno di queste gallerie che si troverebbero nei Monti Buceggi. Anzi, ci sono sicuramente queste gallerie, però i ricercatori alternativi, o chi per loro, in sostanza dice che all'interno ci siano delle strutture appunto gigantesche, tavoli enormi, sedie enormi, appunto pare che ci abitassero i giganti, ma io ho visto le arcate, ciao Encelado, le arcate delle gallerie sono poco più alte di un uomo normale, quindi non penso che un gigante, se scavava una galleria, la scavava così piccola, la faceva sicuramente più simile alla sua altezza piuttosto che così bassa. Invece, un'altra stranezza nei Monti Buceggi sarebbe la cosiddetta Sfinge. Alcuni che vanno lì sostengono che questa Sfinge sia molto simile a quella che c'è a Giza, ma appunto è stata erosa dagli agenti atmosferici nei secoli. Quindi, il personaggio che presumibilmente era stato scolpito questa roccia non è più ben visibile, però in sostanza molte persone ci vedono questa somiglianza con la Sfinge che c'è sulla piana di Giza, ma dicono che tra l'altro si può percepire una sorta di benessere andando
questo luogo e che in determinati giorni, adesso non ricordo quali, mi scuserete, ripeto, l'ho scritta tempo fa, quindi la memoria non mi aiuta più di tanto. Anche perché le puntate le scrivo 2 o 3 alla settimana, quindi non riesco a ricordare tutto. Le scrivo proprio perché altrimenti poi le dimentico. Ciao, ciao a tutti. Quindi dicono le persone che andando lì, appunto, c'è questo effetto benefico che è dato dalla Sfinge e da questa, diciamo, da queste gallerie che pare che nascondano una tecnologia, che deve essere tenuta nascosta. Se ne sono occupati anche i servizi segreti rumeni. Ho visto degli spezzoni di qualche programma TV rumeno, non parlo rumeno, quindi non ho avuto modo di capire benissimo quello che si dicesse, perché comunque il rumeno non è l'italiano, seppur ci somigli per certi aspetti. E c'erano degli ufficiali che dicevano che appunto c'erano delle tecnologie nascoste all'interno di queste montagne, di queste gallerie. Poi, se non ricordo male, c'era qualcuno che riportava di aver visto oggetti strani a girarsi nella zona. Io però questo non ve lo so dire, quindi vi riporto quello che poi ho detto alla fine nella puntata. Cosa si nasconde in realtà sui Monti Bucegio? Non lo so. Dovremmo andare in loco e fare una puntata in loco, però ora come ora, diciamo, attualmente il canale non è in grado di sobbarcarsi i costi di un viaggio per andare a fare le riprese in altre nazioni, in altri paesi. È un pochettino, diciamo, pesante da un punto di vista economico. Già abbiamo speso parecchio per realizzare il film. Sono delle strumentazioni che ci rimarranno, che ci aiuteranno sicuramente per fare qualche lavoro nei prossimi, l'anno prossimo, qualche altro film, che non so se sarà legato a tematiche misteriose oppure esulerà completamente da quella che è, diciamo, l'indirizzo del canale, perché a me piace un pochettino cambiare, quindi magari non faremo un horror, faremo qualcosa di diverso, tipo un thriller oppure un film d'azione, non so, vediamo un pochettino, sperando che ci siano sempre più mezzi, sempre più, diciamo, introiti nel canale, che non fanno male e ci aiutano. Quindi questo qui è quello che io vi posso dire sui Monti Bucegi. Poi ne abbiamo fatto un altro video legato alla Romania, che è legato alla foresta di Oia Baciu. Anche in questo caso ci sono i report di persone che dicevano che la foresta di Oia Baciu sarebbe un luogo infestato dagli spiriti malvagi. Qualcun altro che sostiene che in realtà è un luogo dove avvengono delle abduction. Altri ancora dicono che all'interno della foresta di Oia Baciu ci siano dei portali particolari che, insomma, porterebbero le persone in altre dimensioni. Insomma, io questo non lo so. Dai commenti che qualche amico rumeno ha lasciato nel video in questione, qualcuno dice che qualcosa di strano l'ha vista. Qualcuno non ha visto niente, quindi siamo sempre lì. Alla fine prove non ce ne sono. Siamo sempre sull'opinione personale. Allora, Christian Sirio dice: sarebbe interessante trattare le varie leggende o misteri italiani regione per regione, vedendo le varie domande nelle dirette Dario. In prospettiva futura, ovviamente, ora vi state superando a contenuti. Allora, ragazzi, allora, noi abbiamo fatto la puntata sui vampiri con i ragazzi di Mistero Alto Sangue, che tra l'altro mi stanno seguendo. Sicuramente Giovanni mi sta seguendo, se non è scappato. E non è facile, però, perché comunque sia, devi trovare dall'altra parte una persona che ha più o meno la capacità, sa come si fa un video e ha la voglia e il piacere di fare queste cose qui. Sicuramente sui misteri italiani ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando. Ho visto che le puntate, scusate se ho il fiatone, ma devo respirare anche con la bocca perché c'ho il naso tappatissimo. Che le puntate legate al Vaticano vi stanno piacendo. Quindi, quest'anno abbiamo fatto molte puntate legate al nostro territorio. Quindi, sì, continueremo sicuramente a parlare di misteri legati alla nostra nazione, alle varie regioni, di conseguenza che la nostra nazione è composta da regioni, quindi è tutto in divenire sicuramente. Per quanto riguarda poi il futuro, beh, sicuramente ci saranno altre dirette,
Ripeto, questa settimana non è stato possibile perché Salvo era impegnato, la prossima sarà impegnato pure, quindi non abbiamo potuto organizzare una diretta bella tosta di quelle lì con ospiti. Io dovevo fare la recensione del libro di Stefano Tosi, che l'avevo promesso, quindi ho detto vabbè, la faccio stasera, visto che comunque non ci sono altri impegni, non abbiamo girato questa settimana perché appunto molti degli attori e non hanno avuto vari impegni, chi ha avuto problemi di salute. Io stesso non sto benissimo, Roberto Lavaglia nemmeno, insomma, quindi ho detto vabbè, meglio di stasera non c'è, anche perché appunto le prossime settimane saremo impegnati sempre con il film e poi appunto vi faremo il maxi direttone con, ma appunto piuttosto chi vorreste come ospite, chi vi piacerebbe avere come ospite oltre a Roberto Lavaglia che praticamente è ospite fisso come alla tizia che va sembra uomo e donna, no, come si chiama quella, la bionda, non mi ricordo. Quindi che tipo di personaggio o di ricercatore, meglio usare la parola ricercatore, vi piacerebbe avere nelle prossime dirette? Abbiamo avuto Denis Della Pasqua, che tra l'altro ringrazio perché ha fatto la locandina del nuovo film, una bellissima locandina che riprende in parte quella che è stata fatta l'anno scorso, quindi poi la vedrete pubblicata, quindi lo ringraziamo. Tra l'altro, Denis Della Pasqua ci sta offrendo la sua. Di che segue? Ci sta offrendo la sua professionalità. Sta preparando le grafiche per la quota 7000, che penso che tra un mese e mezzo, due dovremmo esserci. E quindi cambieranno tutte le grafiche di nuovo del canale, con una grafica più giovanile, più accattivante, insomma, ci sta dando una mano anche lui, ecco. Quindi lo ringrazio pubblicamente, non so se mi sta seguendo. Qualora dovesse vedere in differita questa diretta, lo sentirà, ecco. Allora, buonasera a tutti. Omega Click, Roberto Dignani, che cosa vuoi sapere di Omega Click? Roberto Dignani chiede di Omega Click, non ho capito. Quindi qualcuno mi chiede di Omega Click, ragazzi, ma che cosa vi devo dire di Omega Click? Ognuno ha il suo canale, lo gestisce come meglio crede. Ah, vorreste che fosse nostro ospite? Posso provare a contattarlo. Non so se accetta. Ci posso provare. Posso provare a contattare Omega Click, vediamo se è disponibile, se accetta, non lo so. Allora, noi, sia io che Salvo, non seguiamo i canali del mistero, non ci interessa, quindi noi già abbiamo i nostri impegni, quindi non seguiamo altri canali. Però so chi è, posso provare a contattarlo, vediamo se risponde. Magari risponde, mi dice sì, perché no, fa la diretta con noi. Se lo fa, ben venga. Mi hai fatto venire un'idea. Vediamo, parliamo. Ne parleremo anche con lui. Poi Maria Matrone dice: cioè, cercherò di contattarlo, vediamo che cosa mi dice. Maria Matrone dice: contattate Pablo Aio. Allora, Pablo Aio lo abbiamo contattato più di una volta. Ma non ha. Allora, una volta ha risposto: sì, sono molto impegnato, eccetera, eccetera. Quindi non lo so perché, insomma, non è mai. Non è molto disponibile, non perché non lo sia con noi, perché penso che sia parecchio impegnato. Ci possiamo provare, ragazzi, non è facile avere gli ospiti in diretta, cioè, ci posso provare, vediamo un pochettino che cosa succede. Pablo Aio dice Deep Pyrof che è un ricercatore serio e più sincero tra gli ufologi. Allora, che sia più sincero tra gli ufologi lo dici tu, io non lo so. Sicuramente è un buon divulgatore, è noto al pubblico nazionale, quindi possiamo provarci a contattare. Ci ho provato, ripeto, vediamo se è disponibile per una diretta. Io vi posso anticipare che a marzo avremo sicuramente Marco Pizzuti, non so se lo conoscete, che è l'autore di tutti quei libri tipo Scoperte archeologiche non autorizzate. E poi ce n'è un paio qui, incontri ravvicinati non autorizzati,
parcheggi non autorizzati, divieti di sosta non autorizzati, insomma, tutte cose non autorizzate. Scrivene uno, si intitola Non siete autorizzati, abbiamo chiuso, insomma, è l'ultimo suo lavoro, penso che fa. Scherzo, comunque sarà il nostro ospite, anche lui, quantomeno nel Midnight. Poi c'è qualcuno che vorrebbe esserlo ospite nei Midnight, però le politiche del canale sono un pochettino cambiate da questo punto di vista. Quindi, allora, Christian Siri dice: Roberto merita straordinariamente come tutti voi del canale del resto. Ricordo i video passati con Lorenzo De Luca, molto interessante, anche se a volte manca un pezzo. Arriverà sicuramente a breve l'altra parte di Christian Siri, l'altro messaggio di Christian Siri. Esagera un poco, ci saranno altri video con lui. Vero, finora avete fatto un ottimo lavoro. Allora, sicuramente. Allora, Roberto ha il suo canale, quindi lo vedrai con noi sicuramente nel film. Non so se tu hai visto il primo film, Christian, quindi ti consiglio di vederlo, anche perché a giorni, tra virgolette, esce il secondo. Quindi se non lo hai visto il primo, molto probabilmente non capirai il secondo, anzi sicuramente non lo capirai, perché riprende da quello. Tomix non lo invidiamo, non so chi sia, ma penso di aver capito chi è. Gente che parla di terra piatta non ne vogliamo. Allora, Polidoro l'ho invitato, mi aveva detto sì, però non l'ho più sentito. Posso riprovarci con Polidoro, perché era impegnato, ho detto, dice, mi piacerebbe, però sono impegnato, quindi potrebbe questa volta darmi. Ma Polidoro, signori, è in TV, quindi capisco anche che ha i suoi impegni, però mi aveva risposto, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto, quindi posso provare a ricontattarlo. Tra l'altro, so che a voi non piace Massimo Polidoro, ma a me piace, mi sembra una persona molto in gamba. Quindi dicevo, quindi Roberto sicuramente c'è nel film, e sicuramente ci sarà per le dirette. Poi, ripeto, vediamo di organizzare, e ci proviamo, ripeto, non è facile, di organizzare delle dirette con ospiti che si connettono, che si mettono in contatto con noi via Skype. Quindi, così come abbiamo fatto con Dennis Della Pasqua, così come abbiamo fatto con Filippo, così come potremmo fare stasera se qualcuno di voi riuscisse a non essere, come posso dire, troppo timido e fare la telefonata. Ma Filmoni e Cinepanettoni, non capisco perché vogliano che io inviti Tommix oppure Tommaso Minniti di TV Vivo. Chi è Tommaso Minniti di TV Vivo? Cerchiamolo subito e vi rispondo. Andiamo. Ma è quello che parla di terra piatta. Cioè, che senso ha? Massimo Polidoro comunque, cioè, ragazzi, va in TV, quindi insomma non è il primo venuto, ecco. Membro del CICAP, tra l'altro, quindi. No, è stato a Focus, ma abbiamo avuto però anche a Paolo Attivissimo. Allora, c'è, dice, invita Tinelli, allora, no, non esiste. Allora, a parte il fatto che, allora, qua nel nostro canale non si parla, cioè noi non diamo spazio ai terrapiattisti. Poi Massimiliano Pezzino dice sì, ma che cosa? Poi, andiamo avanti, allora. Quindi, no, allora, però ragazzi, io, cioè, il fatto che non a noi non interessino i sostenitori della terra piatta è un discorso, però non voglio neanche parlarne né bene né male di sta gente, proprio perché sennò uno gli fa pubblicità, a noi non ci interessa. Quindi ognuno nel proprio canale può parlare di quello che ritiene più opportuno senza offendere gli altri. Senza, insomma, offendere, senza essere maleducati.
Tinelli non l'ho mai seguito, ma so che è un terrapiattista e quindi ci sono delle, diciamo, delle differenze intellettuali inconciliabili per quel che mi riguarda. Perché nel 2020 credere che la Terra è piatta significa che le elementari non le hai fatte. O comunque se le hai fatte molto male, ti sei fermato a quelle, quindi. Ma neanche tutte. Quindi non ha senso fare venire questa gente per parlare di che. Io non riesco a capire, tra l'altro, come facciano ad avere anche un discreto seguito questi personaggi. Non capisco se vengono seguiti perché gli piace sfotterli, oppure li seguono boh, perché c'è così tanta gente ignorante in giro che crede che la Terra sia piatta, non saprei. Però possiamo parlare di complotti, possiamo parlare di tutto quello che volete di mistero, ma ci sono delle cose che sono incontrovertibili sicuramente. Allora, dice Maria Matrona, fai Polidoro e Pablo insieme, si prenderanno a capelli. Ma no, allora io se faccio venire, faccio venire, oddio, io posso invitare Polidoro da solo e potete fare le domande voi, ne parliamo noi con lui e risponde alle vostre, alle nostre domande, di quello che piace a lui, perché potremmo anche intavolare un discorso insieme e poi si sviluppa e poi magari abbiamo Pablo Aio e fa delle domande a Pablo Aio, insomma. Cioè, no, noi non abbiamo interesse a far scontrare le persone. Ognuno che viene qua deve essere libero di esprimere il proprio punto di vista, che sia condivisibile o meno, basta che non offenda nessuno, siamo sempre là. Allora, Pyrot dice: beh, sarebbe anche bello invitare persone comuni e sapere che pensa di ufologia ed altro. Ma infatti io vi sto invitando a telefonare in trasmissione, potete farlo, ripeto, su Skype. Il mio contatto è dario.sanfilippo, potete tranquillamente telefonare, non ci sono problemi. E appunto mi dite un pochettino qual è il vostro punto di vista sull'ufologia, ad esempio, o sui rapimenti alieni, sui giganti o che ne so, sul paranormale. Roberto Dignani dice: ha scritto un libro con cui dimostra con formule matematiche che ho letto così sbagliate e prive di conoscenza della matematica una vergogna. No, non ho capito, Roberto, che non ho capito. Living Entropia dice: né Tinelli né Polidoro, né tantomeno attivissimo, basso tutti e tre. Poi Christian Sirio: avrei capito se i terapeutisti ci fossero stati solo nel 68. La cosa poteva essere motivata, ma oggi ragazzi, ma mancano nel 68. Pablo Aio. Ma comunque, secondo me è Pablo Aio, cioè in sardo. Aio, penso, eh. Quindi ci posso provare, vediamo se accettano. Vediamo un pochettino se accettano. Andiamo avanti con le domande, ripeto, se volete chiamare, scusate, in trasmissione potete farlo. Siete un bel po' di persone, quindi insomma c'è qualcuno che avrà qualcosa da dire, qualcosa da raccontare, no? Fatemi un pochettino sapere. Ci sono domande? C'è qualcuno che telefona? Pronto? Ciao Dario, buonasera. Chi sei? Ciao Roberto Dignani. Roberto, bentornato. Dimmi tutto. Niente, Tinello, voglio dirti solo una cosa. Allora, un mio amico mi ha fatto leggere un suo libro, Sì. giusto così. Ha messo giù delle formule di matematica. Vabbè, io, come ho già detto, sono laureato in chimica, quindi la matematica noi ce la fanno masticare per bene. Guardate, ragazzi, una cosa irleggibile. Dopo la terza pagina voglio tagliare fuoco veramente. Io di solito per me Fahrenheit 451 non lo merita nessun libro, ma quello lì lo volevo fare. È una cosa vergognosa. Vabbè, ma L'ufologia non c'è. Di dimmi. Tinelli io parlo. Sì. Prendo la responsabilità è quello che dico, eh. Sì. Non c'ho peli perché veramente delle formule matematiche di una vergognosa, cioè messe là a cozzaglia come prive di senso e prive di chi non sa le trasformazioni, non sa nemmeno differenziare, che significa mettere un'integrale oppure mettere una formula integralizzata, cioè una roba che un esperto di matematica si rifiuterebbe veramente. Ma scusami Scusami. la domanda, io non sono bravo in matematica e quindi chiedo a te. Ma gli integrali in matematica servono a snellire l'operazione? Scherzo, una battuta In bestia. realtà, più che l'operazione, serve a trovare la formula che ti permette il calcolo.
Cioè, è un metodo è come un po' per rendere. Scusate, faccio un esempio se stupidissimo. Sì. Se noi dobbiamo cercare qualcosa sottoterra, prendiamo o una ruspa o una vanga o una. Una trivella. Qualsiasi cosa, Sì, no? esatto. E questo permette di risalire a una legge matematica risolvendo i parametri che si sono riusciti a calcolare oppure il fatto verificato. Da lì poi si può risalire a tutto. Dopo ci sono dei metodi di calcolo, naturalmente. Un matematico sarebbe un po' più scrupoloso, io sono un po' più semplicistico, ma. Allora, qualcuno dice lui mi pare sia romano, dice Riccardo No, Carizia. No, ma è no, no, no. marchigiano, si sente dall'accento che Sì, che sto praticando. è marchigiano. Io ho parenti nelle Marche, Dove? a Fano. Io sto vicino a Fano, abito a Iesi, figuriamoci. Tra Se l'altro lo porto. Iesi è la città di Roberto Mancini, mi Federico. pare, che era di Iesi, e di Federico II di Svevia, no? Esatto, è nato proprio su una chiesa piccolina che è sconsacrata adesso. Ma noi ce l'abbiamo sepolto qua a Palermo Certo, a Federico II. il fatto che sia stato qui è nato un caso perché il corteo passava di qui ritornando dalla Germania Sì. e la regina, diciamo la regina madre, stava per partorire, la fecero partorire in questo ambito. Poi naturalmente è proseguito per arrivare giù. Questa almeno c'è la leggenda, comunque quello che dice il fatto storico. Roberto, tu ti faccio una domanda io. Che cosa ne pensi del coronavirus? Coronavirus sicuramente è un virus per l'esperienza che ho. Pronto? Pronto? Eccomi, dicevi? Coronavirus purtroppo è tutto quello che è un commando militare, quindi dovrebbe essere tecnologia militare sicuramente. Ho capito. Perché? Perché? Faccio l'esempio, i commandos fanno questo lavoro, col Subin, forze speciali, Marines, eccetera, eccetera. Il gruppo specializzato di solito è una squadra formata da 16 persone. Però, per semplificare, infiltrazione, si infiltrano in territorio nemico, scovare e distruggere l'obiettivo e sfiltrazione. Cioè si portano via l'obiettivo Allora senza. io ti dico una. Quindi, questo virus fa lo stesso, attacca il nemico, che sarebbe il corpo umano. Sì. Fa i danni, si riproduce e va via. Ha un altro ospite. Ho capito. Allora, Fa quello che fa una squadra di specialisti, praticamente. c'è una domanda che ti viene rivolta da un tuo conterraneo perché dice che è di Fano, che è Deep Pirate, che chiede se hai mai fatto avvistamenti. L'ho raccontato l'altra volta, se c'era qualcuno. Non lo so se questa persona la volta scorsa Va era. bene, comunque raccontarlo. Allora, racconto quella sera che quello più strano, qui eravamo in quattro, poi racconterò quello più grande, se non vorrei essere ripetitivo, non No, vorrei no. annoiare nessuno. Allora, Hai 5 minuti, vai. Sì. in quello più piccolo, quando avevo, adesso ce n'ho più di 40, parliamo ormai quindi di 25 anni fa, università, se va al classico sabato sera a ballare con gli amici, ok? Allora, di ritorno. Troviamo una luce, ma dove stava passando sotto? Ci sembrava di essere entrati in città e sai quando entri dentro l'illuminazione pubblica, insomma, dentro il classico viale con gli alberi con l'illuminazione pubblica. Perché Sì. c'era una luce intensa, io perché ero mezzo addormentato, dico la verità, chi guidava? Se no, Roberto, siamo ancora fuori. E fermavamo la macchina per vedere che c'è. C'avevamo un oggetto da 2 metri da terra. Ragazzi, io non so che cosa fosse, qual è il fenomeno. Io perché a parte quello che vedo con i miei occhi, non avendoci qualcosa per valutare, cioè diciamo di effettivo, uno strumento, qualcosa che mi dice la misura, roba varia, però non era piccolo. La macchina in confronto sembrava un mattoncino di legno, era più di 2 metri da noi. Lo shock fu tale che il primo bar che trovai, io di solito non sono un gran bevitore, quindi bevo pochissimo, una birra tutta più. Lì mi sono preso un whisky e un cognac per calmarmi. L'altro invece è stato. È successo invece a Macerata nel 90, era 91, 92, 90, in cui ci fu un avvistamento grandissimo, però tutta la città. Questo è quello che posso raccontare con certezza. Sì, Che ne parlarono i giornali, che è quello che ci hai raccontato. però purtroppo non sono riuscito. Non sono riuscito. Poi nelle barche
Non perché voglio fare vanteria della mia regione, per carità, se Deep mi può dare conferma se lui è dietro a queste cose. Nel Monte San Vicino ogni tanto c'è qualche avvistamento strano. Il Monte San Vicino è il monte forse più alto dopo il Vettore delle Marche. È sempre in zona vicino a noi e si trova nella provincia di Macerata. Molto Capito? spesso c'è avvistamenti di oggetti a imbuto, roba. Sono intervenuti addirittura i carabinieri per verificare la cosa, ma non sono mai riusciti a raggiungere il posto perché scoppiava sempre una bufera di neve. Questo è quello che dicono alcune cronache. Ho capito. Altre cose strane, sopra il mare di Porto Recanati si dice che ci sia una base, e sinceramente non lo so, però dicono che molto spesso si alza una strana nebbia densa, che sembra più che ci sia un oggetto di mezzo che piuttosto che sia proprio una nebbia, che poi dura pochi. Riavvio qui il tutto, mi pare che non dovrebbero esserci problemi. Un attimino, vediamo un poco. Ci siamo? Ok, allora sì, allora Deep Pirate dice che della base ne ha sentito parlare pure lui, quindi ti dà conferma a quello che dici tu. Ma prima di salutarci, dimmi se se non ricordo male, appunto la zona dove abitate voi fu in qualche modo coinvolta nella storia del caso Amicizia, se non ricordo male. Sì, però io dell'amicizia sinceramente l'ho venuto a sapere dai giornali. No, io manco sapevo. Sapevo del cerchio 77, che era un cerchio di medium e roba varia, che erano legati all'amicizia. Di questo conoscevo un paio di tizi, però non sono mai riuscito ad entrare all'interno perché sinceramente fenomeni spiritici o comunicazione con l'aldilà non è che mi hanno mai interessato e personalmente ritengo poco salutare intromettersi in cose in cui non si può controllare le cose. Tutto qui. Grazie D'accordo, grazie mille per la tua telefonata. a te per avermi ricevuto. Alla prossima, ciao Ciao. ciao ciao. Allora, signori, vedete, già abbiamo avuto la prima telefonata da parte di un iscritto che ci segue fedelmente, quindi chiunque volesse intervenire, basta digitare Dario.Sanfilippo su Skype e appunto mi potete contattare. Per quanto riguarda il coronavirus, io ho la mia visione della cosa, però un paio di giorni fa, forse la settimana scorsa, se non ricordo male, quando appunto si iniziò a parlare di questo virus e della messa in quarantena delle città, stranamente, sulla 7, in prima serata, fanno un film che si chiama Virus Letale. Fecero un film che si intitola Virus letale con Dustin Hoffman, e appunto mettevano in quarantena la città, eccetera, eccetera, e poi uscì fuori che questo virus, che era stato immesso nella popolazione, i fatti si verificarono negli Stati Uniti, nella storia del film, appunto messero in quarantena la città e poi alla fine hanno risolto il problema. Mi sembra quello che stiamo vivendo un pochettino oggi, però fatte le dovute differenze, secondo me, perché comunque nel film questo virus in effetti era estremamente letale e soprattutto aveva una capacità di diffusione bestiale, cioè insomma la popolazione si infettava molto velocemente e portava molto velocemente alla morte questo virus, non c'era. Invece il coronavirus mi sembra molto una montatura mediatica. Oggi ne parlavo con un amico che credo che mi stia seguendo. Noi ci lasciamo impressionare dai numeri che comunque sia sono bassissimi, perché non so quante sono le persone che sono morte nel mondo a causa di questo coronavirus, ma comunque poche. A fronte di 7 miliardi di abitanti, noi dobbiamo fare una divisione, quindi vediamo che l'incidenza che in realtà ha questo virus sulla popolazione è bassissima. Poco fa, guardando molto velocemente il telegiornale, stavo cenando. Sento che hanno messo in quarantena le scuole, insomma, cose di questo genere in Piemonte. 6 contagiati, insomma, non so quanti abitanti faccia il Piemonte, ma voglio dire, cioè, non capisco l'allarmismo nei confronti di questo virus che, tra l'altro, poi ripeto, ha un tasso di mortalità che è bassissimo. Infatti, oggi guardando le statistiche, le prime cause di morte in Italia sono legate a problemi cardiaci. Abbiamo visto che
Ogni anno muoiono più o meno 500.000 di persone in Italia per cause legate a tumori, a problemi cardiaci e 4.000 suicidi l'anno, e si parla di coronavirus che si è no, ha fatto un centinaio di vittime in tutto il mondo, ripeto, a fronte di 7 miliardi di abitanti. Ma tra l'altro dicevano che appunto le persone che sono morte a causa di questo virus poi alla fine erano persone che avevano superato la settantina, l'ottantina, insomma, voglio dire, cioè non può essere un allarme se in una regione come il Piemonte, che non so quanti abitanti faccia, ma mettiamo che ne fa 1,5 milioni, 2. Ci sono 6 contagiati, ma di che stiamo parlando? Secondo me muoiono ogni anno più persone per una broncopolmonite comunissima o per una meningite piuttosto che per il coronavirus, che ripeto, stanno facendo un allarme, secondo me immotivato, stanno creando una psicosi incredibile. Io oggi sono uscito, sono andato a prendere un caffè, per strada non c'era nessuno. Ora non so se è una casualità oppure c'è una psicosi di massa, però insomma mi sembra un pochettino esagerato quello che i media stanno montando per, secondo il mio punto di vista, per distrarci da problemi molto più gravi, che stanno affliggendo, secondo me, non dico il mondo, ma la nostra nazione in questo momento. Non so voi come la vedete, io vorrei che qualcuno chiamasse e mi dicesse che cosa ne pensa. Per esempio, Giovanni S., per esempio, potrebbe telefonare in studio e dirmi la sua riguardo il coronavirus. Quindi ditemi un pochettino voi cosa ne pensate di questo fenomeno mediatico, perché comunque di questo si parla. Tra qualche giorno questa storia cadrà nel dimenticatoio, non è successo niente, perché è tutto allarmismo inutile, secondo me. Non capisco per quale motivo si stia facendo tutto sto gran parlare di una cosa che ha un tasso di mortalità bassissimo. Ma comunque andiamo avanti. Forza con le domande. Ditemi un po' voi. Forza, non avete domande? Che se non avete domande, chiudiamo la diretta e ci vediamo un altro giorno. Insomma, ditemi voi. Di che cosa vorreste, su che cosa possiamo spostare adesso il nostro focus di questa sera? Su di che cosa vi piacerebbe parlare? Tutti silenziosissimi. Fatemi un pochettino sapere. Ma chiamata, chiamata. Buonasera, chi sei? Ciao Dario, sono Giovanni. Giovanni, da dove ci chiami? Giovanni? Giovanni Mese, Dario. Come? Da Castel di Dario, Sangro? mi senti? Sì, ti sento, Sì, ti sento. sì, sì. Eccoti. Allora, dimmi tutto, dimmi tutto, Giovanni. Allora, ragazzi, io ve lo presento, è Giovanni di Misteri Alto Sangro, che ha collaborato con noi per la puntata sui vampiri in Abruzzo, e tra l'altro ha anche lui un canale YouTube che parla Sì, diciamo un blog più per i sì. misteri, dai, un canale un po' più così, sempliciotto. Dimmi tutto, Il blog Giovanni. invece. Niente, allora per il coronavirus, mi Sì. avevi chiesto che ne pensavo. Sì, più o meno ne penso quello che pensi tu, insomma, a livello statistico, se poi vogliamo giustamente vedere proprio le statistiche, a una mortalità più bassa della SARS, che insomma fece un pure all'inizio, ma poi non, insomma il focolaio fu arginato in maniera penso ottimale. Comunque in Occidente arrivò poco. C'è qua con questo coronavirus che noi diciamo risaltiamo perché siamo il paese occidentale diciamo con più casi all'attivo, qualcuno anche appunto che c'è stato adesso questi ultimi giorni qualche contagio. Poi effettivamente, diciamo qua nel paese, oltre a quelli che sono ritornati poi dalla Cina, però poi a livello di numeri, il panico ingiustificato che sta portando, ad esempio, se vedi gel per le mani e le mascherine su internet a costare come l'oro, insomma, è veramente ingiustificato questo caso, almeno per il momento, insomma, non. Oppure le super quarantene. L'unica cosa, appunto, è che di questo virus, non essendoci attualmente un vaccino e un farmaco in grado di curarlo, diciamo che c'è effettivamente magari la necessità di prendere la precauzione di arginare l'infezione con l'isolamento. Però, insomma, non
è un'influenza che fa meno vittime dell'influenza normale, insomma. Tutti quelli che si sono registrati sono casi di persone che avevano problemi effettivamente già che ne compromettevano la salute, insomma. Sì, quindi quando già il sistema immunitario è indebolito di sé, poi arriva. Sì, oltre al sistema immunitario, proprio problemi cardiaci. Vecchiaia, la signora credo che avesse 86 anni, non so, quella che insomma è venuta a mancare. Comunque era in avanti con l'età, aveva dei problemi che magari anche l'influenza normale poteva compromettere lo stato di parametri vitali, insomma. Ma sì, ma poi tra l'altro, cioè, quello che dico io è, per esempio, non so quanti sono stati morti in Cina, mettiamo che sono stati 1.000, io adesso le cifre non le ho. Però noi giustamente, ragionando da uomini della strada, come fanno la maggior parte delle persone, mettiamo i cadaveri uno appresso all'altro, no? Dici, 1.000 sono tanti, sì, ma in Cina sono 1,5 miliardi, cioè l'incidenza riguardo alla popolazione è veramente praticamente nulla, no? Cioè. Sì, cioè si dovrebbe andare a percentuali, a Esatto. vedere effettivamente la percentuale di decessi e di questi quanti erano praticamente i decessi relativi a pazienti che insomma erano fasce a rischio, come vengono definite anche diciamo a livello medico, insomma. Ma a me la cosa che ha fatto ridere l'altro giorno su TG5, proprio per stimolare il panico tra le persone. Morto un turista cinese a Parigi. Vabbè, ho capito, ma chissà quanti cinesi muoiono ogni giorno da qualche parte nel mondo. Cioè, ma che notizie Esatto. so? Ma che notizie? Per esempio, ora c'è una signora, Clara Fiore, che fa un commento strano, secondo me, perché dice che chi ha fatto circolare il virus sarà un infido untore malato di maniacale fattore demoniaco. Ora, io ho assistito. Cioè, ho assistito anche degli atti, appunto, come posso dire, di razzismo nei confronti dei cinesi che camminavano per strada. Non, io personalmente non le ho viste queste cose, però le hanno fatte Sì, vedere in TV. sentono, Ma insomma, insomma. insomma, quando poi, appunto, si danno questo tipo di notizie, la colpa ce l'hanno i TG, chiaramente. Che cosa si fa? Non si fa altro che alimentare l'odio razziale, poi, no? Perché tu credi che la causa di una Certo. malattia sia quella specifica etnia. Quelle Sì, persone che, come se abbiano qualche concentri il colpa, no? Esatto. problema associandolo a quello specifico popolo, che poi magari il cinese che tu incontri tutti i giorni sta qua in Italia da quando sei nato tu, praticamente. Esatto. Sono italiani quanto noi, alcuni, insomma, ecco, mettiamola. Sì, c'è qualcuno che magari parla più italiano che cinese, quindi tu non è che puoi sapere quando incontri un cinese se questo sia tornato da dove? Da Wuhan oppure dalla zona comunque del focolaio, perché Ma magari la Cina è enorme, cioè potrebbe essere venuto da un'altra zona, magari occidentale della Cina, che lì il contagio non è mai arrivato, insomma. c'è una domanda di Christian Sirio per te e ti dice e chiede questo, dice: ma il fatto che l'epidemia sia partita da Wuhan significa che ci troviamo in provincia di Bim Bum Bam? Vabbè, una cazzata, una cazzata. Ci sto. Sì, però girava il meme con Juan che con la Poteva essere. mascherina quasi morto, quello era geniale. E poi c'è, non so se è rivolta a te questa qui, c'è questa domanda. Voilà, quella di Bim Bum Bam, me la sono. Però dico, ce n'è un'altra che viene fatta da Deep Pirate, sempre, che non so se è rivolta a te o a entrambi, vediamo. Dice, perché non parlate di alberi? Allora, tu a te piacciono gli alberi? A me piace, cioè, li Sì. conosci, io, a me piacciono così come esseri che vivono nel mondo. E dice, alberi petrificati e o tagliati. Senti dire qualcosa da qualche parte, ma niente di che. Non so che cosa sono sti alberi petrificati. Boh, e o Credo che tagliati. sia una cosa praticamente che una leggenda ancestrale, cioè no, ancestrale, cioè è una leggenda attuale che si baserebbe su miti ancestrali che sarebbero praticamente alcune montagne, alcune formazioni rocciose particolari, essere il fossile di un albero immenso che era stato tagliato nell'antichità, diciamo una specie di Yggdrasil del passato, Ah. no? Della vita, e praticamente si dice che sì, che queste formazioni rocciose che sembrano
il ciocco di un albero praticamente tagliato Sì. siano in realtà dei fossili di foreste antiche, di questi, diciamo, alberi sapienti Ma chi li dell'antichità. ha tagliati? I giganti? Non lo so, non so, io so solo di questa leggenda. Per il resto, sì, sono un amante degli alberi In natura, in diciamo. generale, in natura, e credo che sì, che dovremmo tutelare anche quelli che ci sono adesso, insomma. Living Entropia pensava che invece gli alberi sono stati tagliati a colpa del 5G. Non so, Sì, questa è una cosa che si dice attualmente, praticamente col fatto, non credo quelli ancestrali, quelli più moderni, sì. praticamente che succede? Che il 5G per le sue frequenze interagisce molto con i corpi che contengono acqua, praticamente sono le microonde, tipo quelle che insomma eccitano il cibo e lo scaldano. E il problema degli alberi è che essendo degli elementi vivi che contengono acqua vanno praticamente a diminuire, ad assorbire la potenza del 5G, a diminuire le emissioni, a essere un intralcio, e quindi talvolta c'è la notizia, non so quanto effettivamente confermata, ma qualcosa di vero ci potrebbe essere, che gli alberi più alti vengono tagliati in favore di alberi più bassi perché appunto le torri di emissione faticherebbero a raggiungere tutti i mini ripetitori che vengono installati in una città, perché il 5G ha bisogno di molti ripetitori essenzialmente, Sì. tanti piccoli ripetitori che vengono messi magari in ogni quartiere, così, e quindi determinate cose vanno a influire negativamente, anche la pioggia. L'effetto si chiama proprio rain fade, quindi anche la pioggia dà fastidio al 5G, per questo servono molti ripetitori, e gli alberi danno fastidio a loro volta per questa cosa. Ma non Quindi, possono fare le antenne più alte, per esempio. io questo non lo so, però a livello tecnico, adesso io la conferma al 100% non ce l'ho, ma so che appunto, giustamente, se uno ha una montagna, diciamo un colle dove installare un'antenna che può arrivare da tutte le parti della città, magari così, però in una città piatta dove non puoi fare una torre magari troppo alta o comunque per questioni tecniche, devi andare a superare queste barriere naturali, diciamo, perché per loro sono barriere, e allora giustamente optano, evidentemente danno fastidio gli alberi in qualche modo, nell'Italia, Sti alberi che è una. maledetti, ho capito. Alberi, la gente dà fastidio Sti ultimamente, gli alberi alberi. cattivi, Quindi quelli moderni, sì, ci io vogliono quelli di plastica sì, che esatto, quelli di consentono la Natale li mettiamo. penetrazione delle onde. Esatto. Ma vedi, mi sembra però anche questa qui, ora io non so perché non sono un tecnico, anche questa qui una tesi complottara, insomma, tu un pochettino come la vedi? Allora, io da quello che ho visto, non l'ho seguita, ti devo dire, con scrupolo completamente rigoroso, ma da qualche parte potrebbe essere accaduto, nel senso che magari proprio a livello di struttura dove erano stati posti i ripetitori, così giustamente si tendono ad utilizzare magari le stesse infrastrutture che ci sono per i cellulari, vanno a mettere il modulo 5G, che sono scatolette abbastanza pure piccole. Così, e alla fine alla trasmissione potevano dar fastidio e magari sono stati tagliati. Certo, una deforestazione totale attualmente non la vedo, anche perché le città in cui si sperimenta il 5G sono un numero limitato, quindi non è che tagliano dove non si sperimenta, per quale motivo, però magari dove si sta sperimentando, se è stato notato questo problema, potrebbe esserci stato questo taglio, diciamo. Ma secondo te, Ha sì, di problemi a penetrare anche gli alberi. Questa è una cosa, credo che sia accertata. Ha Ma problemi se, ti faccio una di penetrazione. domanda io, cioè curiosità personale. Allora, facciamo un'ipotesi. Secondo te, allora, c'è il tizio che vede che tagliano gli alberi, no? Magari ogni anno un tot di alberi vengono tagliati perché serve la legna, no? Che ne so, le pizzerie da qualche parte sta legna la pigliano, per esempio, no? O i Sì. mobilifici da qualche parte il legno lo comprano. Quindi, Certo.
e qualcuno vede che tagliano gli alberi e collega il taglio degli alberi con il fatto che c'è il 5G. Potrebbe esserci un nesso? Cioè che io vedo il fenomeno e lo collego a una cosa che è scollegata. Allora, diciamo che si deve analizzare la situazione in maniera un po' diversa, nel senso che il falegname e il pizzaiolo non prendono la legna degli alberi che crescono in città, insomma. Cioè, se uno taglia in un bosco, cioè, giustamente sta prelevando legname per un determinato motivo, che Esatto. qualche volta vedremo in maniera proprio sconsiderata. Sì, Però, a vabbè, quello. parte questo, però in città. No, quello non è legname ad uso boschivo. Se vengono tagliati, di solito si dice che praticamente l'albero era pericoloso perché magari poteva cadere, non aveva un apparato radicale più funzionale a reggerlo nel terreno e magari poteva cadere con il vento così. Di solito sono queste, si è seccato e delle volte non, c'è chi dice che non era così, insomma. Sì. Quindi sono questi, diciamo, i motivi principali che giustificherebbero un taglio in città. Se poi è per il 5G o per costruirci un bel gazebo da vendere qualche altra cosa, non lo so il motivo. Però, insomma, questo potrebbe, le scuse che vengono, diciamo, messe, scuse o motivazioni, anzi, diciamo motivazioni, che è più giusto. È quella che magari gli alberi erano pericolosi per un qualche motivo, comunque erano secchi. Poi. Allora, io non so se ci sono altre domande, però forse sì, un attimo, vediamo un pochettino. Allora, dice Deep Pirate, dice del fatto della NASA, qual è sto fatto? Ragazzi, i soggetti che Della NASA, legge quale parte? non lo so, non c'è il soggetto, Ah, sai. in generale, che se la NASA So trucca le bufale quelle foto, che non ci lo so. raccontano scoperte reali, mancano i soggetti, quindi non sapremo mai. Poi c'è la viandante che dice sera, buonasera a te. Christian Sirio, forse legandosi a qualcosa che hai detto tu, dice: ci fu un documentario molto intrigante quanto bizzarro sul fatto che c'è una coscienza collettiva di piante ed alberi. Ne trassero anche un Allora. film pessimo ed un episodio di Dylan Dog stupendo. Allora, ci sono molte piante. Io conosco piante che, cioè, ci sono molte persone che vegetano, quindi, volendo, cioè. Sì, allora guarda, senza diciamo farmi pubblicità, c'è un video sul mio canale che faccio un piccolo esperimento. Praticamente io ho una pianta così, gli avevo messo un tester di quelli comuni che si prendono anche al cinese elettrico, No, no? ora dal cinese no, perché sennò viene il Al coronavirus. cinese no, ok, il tester italiano costruito in Made in Italy. Così, io ho messo gli elettrodi su sta pianta e ho provato ad accarezzarla, ho messo su un voltaggio per registrare i millivolt su quella scala. E ho provato ad accarezzarla e vedevo che effettivamente c'era una variazione del voltaggio. Avevo messo un elettrodo, quelle erano due piante nello stesso vaso, anche se erano lo stesso tipo, Sì. però erano due piante differenti. Ho messo un elettrodo su una, un elettrodo su un'altra, in modo che volevo vedere se c'era una comunicazione comunque tra le due, se c'era un passaggio di corrente, qualcosa. Sì. E effettivamente c'era una certa variazione. La cosa particolare, e che si vede anche nel video, è che tale variazione comincia ad avvenire prima che io tocco la pianta. Ad un certo punto si vede che c'è un certo pattern, cioè cala la corrente elettrica, poi risale, però avviene prima che io ho un contatto con la pianta, che quindi neanche poteva essere, diciamo, la mia elettricità, perché noi comunque, diciamo, conduciamo in un certo senso elettricità. Comunque, prima che toccavo la pianta, quella pianta manteneva un comportamento sempre uguale. E quindi c'era un pattern che si ripeteva. Secondo me le piante Percepiscono. in qualche modo hanno una certa percezione, non sono così vegetali come nel senso Delle persone. come le persone, Sì. così. E secondo me si dovrebbe fare una ricerca, cioè prendere un bosco, vederlo come un organismo, cioè un singolo organismo, con gli alberi che sono semplicemente cellule che svolgono, cioè funzioni molto semplici in quanto cellule di un organismo completo, come lo siamo noi, magari fare uno studio di 3, 4, 500 anni e vedere se magari questo bosco
con le cellule che muoiono e che si riproducono, in pratica si sposta, si adatta, cambia in qualche modo, che si può dire, diciamo, senziente. Ecco, una cosa del genere sarebbe da vedere. Sono d'accordo con te. Io questo video che tu hai fatto l'ho visto. Avevo letto da qualche parte addirittura che degli scienziati, appunto rimanendo in ambito di piante, avevano visto che se tu fai ascoltare la musica classica le piante crescono meglio, insomma, o se ci parli addirittura. Sì, sì. Quindi sì, lo dicono addirittura. Io non è che ho inventato niente, avevo visto un documentario su Voyager che si vedeva, appunto, dicevano questa cosa. Adesso non so con quale attendibilità quella storia, però dicevano, appunto, di ricerche di un credo Hoover dell'FBI, addirittura con la macchina della verità, comunque con degli elettrodi sulle piante per vederne il comportamento elettrico e la stimolazione in base agli eventi esterni, come può essere una persona che si avvicina, così. E appunto io ho rilevato con quello che effettivamente c'è uno stimolo prima di un contatto, e quindi non lo so, potrebbe essere una cosa simpatica. Non potrebbe trattarsi dell'effetto del K2, ma ne parleremo prossimamente. Magari ora magari l'argomento esce. Allora, Giovanni, io al momento ti saluto. Va bene, ti grazie, Dario. Non ti avvicinare troppo a Bim Bum Bam, perché vicino c'è One, quindi magari qualcuno ora chiederà del K2, vediamo un pochettino cosa succede. Magari ci risentiamo a breve, chissà. Dai, va bene. A dopo magari. Okay. Ciao ciao. Ok, ciao Dario. Ciao. Allora, signori, come vedete, abbiamo avuto la chiamata di Giovanni Santostefano, che appunto ha risposto anche alle vostre domande, quindi speriamo che abbia, abbraccio cosmico a te Filippo, speriamo che abbia in qualche modo risposto ai vostri quesiti e alle vostre curiosità, ai vostri dubbi. Quindi se volete possiamo andare avanti, già da 1:20 che parlo, e vi posso garantire che sto facendo una fatica incredibile, visto che non mi sento benissimo, sono in debito di ossigeno. Quindi datemi una mano, telefonate, parlate voi, così io parlo di meno. Allora, quindi penso che abbiamo risposto adeguatamente alla domanda degli alberi rocciosi, o comunque sia al perché vengono abbattuti alcuni alberi, quindi o per un motivo o per un altro. Sapevo che c'era Federica Paparo che voleva intervenire in trasmissione, quindi Federica, se vuole, può chiamare in trasmissione, altrimenti possiamo passare la palla a un altro argomento, oppure può esserci qualcun altro a telefonare, fatemi sapere un pochettino. Allora, Fabio Tozzi dice Corona, che Corona chi? La cantante? Corona la bevanda? Corona il fotografo? Che cosa è sto Corona? Fabio Tozzi, da dove ci segui? Allora, signori, forza con le domande, di che cosa volete parlare? Filippo, tu che cosa vorresti dirci questa sera riguardo al coronavirus, riguardo ai recenti accadimenti che si stanno verificando nel mondo? Se vuoi intervenire in trasmissione, chiama in trasmissione su Skype e tutti sentiranno la tua voce. Fabio Tozzi, Corona, Roma, ma da che? I soggetti, signori, se non vi capisco, perché non siamo faccia a faccia, quindi voi partite da qualcosa che io ho detto prima, ma non riesco a collegarmi. E riguardo Christian Siri, io prima, quando ero più piccolo, leggevo molto spesso Dylan Dog, mi piaceva molto. E in particolare ricordo con piacere un episodio che mi colpì particolarmente, che era Johnny Frick, penso che l'avrai letto. Conosci Alieni Bianchi? No, personalmente non me ne hanno mai presentati, però se tu parli di Alieni Bianchi penso che tu ti riferisca ai nordici, giusto? O mi sto sbagliando? Allora, ragazzi, Filippo, se vuoi chiamare sai come fare, andiamo avanti. Quindi se volete parlare di alieni, parliamo di alieni. Di che cosa volete parlare degli alieni? Penso che, insomma, ogni volta, anzi stasera mi è piaciuto di più, perché abbiamo anche un pochettino
parlato di altro, quindi di attualità, di cose che insomma viviamo anche quasi tutti i giorni, quindi penso che sia stato anche più interessante così, piuttosto che parlare sempre di alieni, quando ci saranno, quando torneranno, che poi alla fine secondo me la risposta a queste cose non ce le può avere nessuno per ovvie ragioni. Allora, conosci gli alieni bianchi? Ripeto, come ti dicevo prima, non me ne hanno mai presentato uno, però a causa delle vicissitudini che mi legano al canale ne ho sentito parlare sicuramente, ma quello che so io non sarà troppo diverso da quello che sapete voi stessi. Quindi, quello che ti posso dire è che io preferirei che chiamasse Filippo e ne parlasse lui. No, Fabio è parente del cantante Umberto. Umberto Tozzi è fratello Fabio Tozzi, no? Johnny Freak, appunto, dice Christian Sirio, una delle più belle storie di Dylan Dog. Sì, secondo me sì, era una delle più belle, la più toccante forse. Mi fece commuovere all'epoca. Era una bella storia. Creature ne abbiamo mai viste? Allora, se ti riferisci a esseri umani strani, sì. Se parliamo di alieni, io personalmente non ne ho mai visti. Però so che c'è qualcuno che mi sta seguendo, per esempio Solex Mal, che qualcosa l'ha vista. E a me farebbe piacere se Filippo chiamasse in questo momento in trasmissione, quindi stasera supereremo il record della una chiamata, siamo a tre già così, e raccontasse magari la sua esperienza, perché magari non tutti la conoscono, io la ricordo a malapena. Su Skype, Filippo, sì, puoi chiamare su Skype, quindi sicuramente adesso la testimonianza di Filippo su Skype, ma io vi dico di approfittare dell'eloquenza di Filippo, perché Filippo può raccontarvi tanti aneddoti su chi sono i nordici, chi sono gli alieni bianchi, su queste creature, eccetera, eccetera. Quindi, non appena telefonerà Filippo, perché so che sta per farlo, non rivolgete più le domande a me, ma rivolgetele a lui, perché lui ne sa sicuramente più di me e più di tutti voi messi insieme. Come diceva il suo padre spirituale Eugenio Siracusa, possiamo parlarne da qui ai prossimi 1000 anni con Filippo di argomenti legati al tema ufologico e anche spirituale di un certo tipo. Quindi Filippo sta telefonando, quindi risponderà a Deep Pirate Filippo, che ti parlerà del suo incontro, di che cosa sono i bianchi, eccetera, eccetera. Ma credo che ci siano. Allora, gli alieni non sono mai cinesi né afroamericani, sono biondi con gli occhi azzurri. Quindi partiamo da questo, diciamolo a Giovanni S. Quindi diciamo che nessuno degli alieni, dei popoli della galassia, ha una colorazione diversa da quella bianco-bionda con gli occhi azzurri. Insomma, sono wasp anche loro, evidentemente, no? Scusate, ma a breve mi devo assentare perché sto morendo dalla sete, visto che devo respirare tutto il tempo di bocca. Quindi, nel frattempo, fate altre domande che io vi ascolto. Allora, abbiamo Filippo. Filippo, buonasera. Come Buonasera, buonasera a tutti. stai? Bene, Dario, bene. Mi fa piacere, ti vedo pure, ti vedo pure. Allora, vabbè, io ti vedo su Skype, ma tu mi vedi sulla diretta su. Sì. Ok, quindi voi non lo potete vedere, lo vedo soltanto io, Filippo. Io Allora, una cosa, Dario, sì. scusami, io sento di fondo, devo staccare l'audio lì del YouTube. Ti conviene che togli quello di YouTube e quello di Skype, mi senti giustamente. Quindi mettilo muto Certo. YouTube, perfetto. Allora, sì. Sì, un attimo che arrivo, un attimo. E chi chiama? Chi chiama? Sì, buonasera a voi. Allora, c'era una domanda che secondo me si lega molto a quelle che sono le tue esperienze personali. Perché qualcuno mi. Allora, c'è stato Deep Pirate che. O no? Allora, Fabio Tozzi esordisce con: conosci gli alieni bianchi? Io perché so che non conosco manco Kid Niuri, però dico, tolto ciò. Allora, penso che la persona si riferisse appunto ai nordici. E
Deep Pirate dice: creature ne avete mai viste? Quindi riferendosi sempre, presumo, agli extraterrestri. Penso che appunto si riferisse a questo. Quindi, tu, se non ricordo male, durante i nostri incontri hai accennato a un tuo incontro, che se vuoi ne possiamo parlare stasera, quindi lo puoi raccontare a tutti, ma puoi anche dire dell'altro. Quindi, cosa sono questi alieni bianchi, Filippo? Beh, come nella Terra ci sono svariate razze e una grande moltitudine etnica di esseri umani, immaginate la Terra non è nient'altro che un granello di sabbia nell'immenso e sconfinato universo, un granello di sabbia, Eugenio diceva sempre, quindi Eugenio Siracusa, mio padre spirituale, contattato di fama mondiale, passato a miglior vita nel 2006, che per più di 50 anni non ha fatto altro che parlare di presenze di esseri non di questo mondo, di varie civiltà Sì. provenienti da tanti sistemi solari sulla Terra. E diceva: la Terra non è nient'altro che un granello di sabbia del deserto, in questo caso l'universo. Quindi immaginate un po'. E allora la Terra è stata colonizzata, quattro razze, la rossa, la bianca, la nera e la gialla, e quindi c'è una mescola di questo ceppo, di questo Homo sapiens che poi ha ricevuto l'intelligenza. Quindi una di queste razze, che è identificata come la nordica, che viene dall'Alfa Centauri, ha colonizzato anche, oltre la Terra, altri pianeti del Sistema Solare. Quindi i bianchi sono coloro che hanno queste caratteristiche. I nordici sono prevalentemente alti, sui 2 metri, 2 metri e 20, capelli lunghi spioventi sulle spalle, molti li vedono di colore biondo, molti altri ancora li hanno visti bianco mercuriale, con apparecchiature speciali perché si devono adattare alla Terra, Sì. e quindi in questo momento la Terra è in appattumiera a cielo aperto. E quindi immaginate, già lo era 50 anni fa, 60 anni fa, quando Eugenio raccontò di questi 36-38 incontri che ebbe, figuriamoci adesso. Beh, quando io mi sono risvegliato, diciamo, io amo sempre dire, sono morto nel 1976. Quindi un anno dopo di questo risveglio ebbe un incontro, una esperienza traumatica, solo quella. Filippo, ti stanno vedendo, ti ho messo. Bene, Perfetto, te lo dovevo bene, dire. Vai, certo, andiamo avanti, sì. sì, ci mancherebbe, Dario, Sì. sempre impeccabile e corretto. Ma per forza te lo dovevo dire. Ho visto che eri non sei in pigiama, Certo. quindi ho detto, vabbè, lo facciamo vedere. Allora, andiamo avanti. E quindi nel 77, il 28 di novembre dell'anno 1977, da poco compiuti, da qualche mese, 17 anni, Sì. mi sento chiamato come se, vedete che ho le cuffie? E allora ho Nokia che ce l'ha. È come se qualcuno ti parlasse con delle cuffie. Io sentivo che mi arrivava questa percezione come quando uno sta sentendo le cuffie. Esci fuori dal paese con una voce ondulata e un po' tirando sul metallico. E ho fatto un salto di 10 metri, come si dice, ma chi è che mi sta parlando? Ma io sento sta voce. E quindi ho mantenuto l'equilibrio, ragazzino, immaginate, per quanto uno può. Sono uscito fuori dal paese a piedi per circa 5-6 km. Comunque, in ogni caso, sul canale mio YouTube, Solo X Small, dopo tante richieste, io ce l'ho la registrazione, che allora Eugenio volle che io la raccontassi nel 93, già lui la sapeva dal 77, perché una televisione siciliana, un certo, credo che si chiamasse, non ho perso completamente di vista lui, Salvo Maccarrone, Sì. mi fece raccontare l'esperienza. Quindi, se volete, lì la trovate pure. Un ragazzino, lì, no, lì avevo già 32-33 anni, 93. Comunque, non usciamo fuori del racconto. Basta, esco fuori, faccio un 4-5 km a piedi verso una zona proprio di campagna, e c'era uno spiazzo. Passo prima di inoltrarmi ancora, percorrendo sempre la strada, e c'era questo muro, un muro di cinta,
vedo un grosso albero di olivo, gigantesco, purtroppo non c'è più, perché ogni tanto ci vado sempre, ci andavo sempre a vederlo. Ormai da qualche anno è stato, l'hanno tolto. Vedo una luce, cioè passo, mi sento chiamare, sì, con questa voce ondulata, Filippo. A un certo punto proprio mi sono girato di scatto, ve lo potete immaginare. Sì, avevo già avuto tante altre esperienze forti, però sentirsi chiamare nel buio, erano le 6:30 circa, e bellissima giornata di novembre, però niente, rimasi, giro e vedo vicino all'albero, un po' distaccato di qualche metro, una luce, però come se fosse, come posso dirvi, non un fuoco, una grossa lanterna, come se ci fosse un faro, quelle della contraerea, però che illuminasse verso l'alto, però certo non arrivava fino all'alto, abbastanza, un 5-6 metri, sta luce fortissima, bianca mercuriale. A un certo punto ha preso forma, sì, preso forma, ho visto proprio un essere dentro questa luce. Mi sono avvicinato praticamente e l'ho visto proprio nella nitidità, ed era un giovane alto, lineamenti molto fini, sì, sui 2 metri, 2,10 metri, aveva degli anelli alle avambraccia, sì, una grossa cintura con un qualcosa che non ho mai capito che cosa fosse, poi però sì, ho saputo, anelli alle caviglie, sì, aveva una grossa V, una V grossa, con un grosso medaglione, con un qualcosa che gli pendeva al collo, naso piccolo, orecchie molto piccole, mani affusolate come i pianisti. La cosa che mi ha colpito di più è stato, in questo frangente di qualche minuto, perché poi io mi trovavo all'interno di questa luce, il piede era piccolo. Cioè, voi pensate che un essere di 2,5 metri, 2,10 metri, superava, secondo i miei calcoli, sono un tecnico, quindi bene o male riesco a distinguere, sì, oltre 2 metri sicuro, sicuro, 2 metri, 2,10 metri, e il piede piccolo, quindi nella nostra tipologia di essere umani, una persona di oltre 2 metri a me ne avere 45, certo, se non 46, invece per me è come se avesse avuto un 40, un 41, piccolo sto piede, una specie di stivaletto che andava a stringere, mi ha accarezzato i capelli. Quando poi c'erano, mi ha invitato, giustamente, perché... Prego? Quando c'erano, scherzo, sto scherzando. Quando... No, no, quando c'erano, logico, e ce n'erano allora, a 17 anni, anzi forse ancora, me ne dovevano venire di più poi. Scherzo, ovviamente. No, ma figurati, figurati, Dario, figurati. Poi mi ha invitato praticamente, perché a un certo punto questa luce si è affievolita, io poi... stavo andando via, mi ha detto delle cose strettamente personali che poi ho sviluppato nel tempo, mi ha detto però non ti girare, sì, sempre con questa voce ondulata, sì, metallica, non ti girare, una volta sola, e invece io mi sono girato e non c'era più niente. Ma questo è stato... c'è una domanda fatta da Living Entropia, non so, sì, se la leggi, ma te la leggo io, che dice... Sì, no, non la leggo. Ok, hai mai avuto... sensazioni di paura in queste esperienze? Sfido io, certo che ce l'ho avuta, sembrava che il cuore mi battesse proprio in testa, cioè come se fosse uscito, però ero stato preparato, perché a monte ci sono altre cose, e vi accenno, quando ebbi il risveglio, avevo 16 anni, l'anno prima capitava che rincasassi a casa, ero momentaneamente solo, io sentivo chiamarmi, da questi esseri, volta, sempre, no? Sì, io la prima volta ho pianto, perché mi sono veramente impaurito, lascio immaginare che cosa può succedere quando si dice vado in bagno e qualcosa del genere, poi invece ho familiarizzato, poi ho visti volare in cielo. C'è una grande esperienza anche, ma sono molto contato. Una sera
in piena estate, ho attraversato il corridoio di casa mia, mi sono affacciato al balcone, era grande quanto un camion, sorvolare proprio il cielo. L'ho visto proprio nido. Ho una domanda io. Alle tue spalle, chi ci sta seguendo non lo vede, ma lo vedo io, c'è un signore anziano in una foto. Chi è quest'uomo? Se lo puoi fare vedere anche, se lo prendi, lo facciamo vedere. Certo che lo faccio Ok. vedere, con il vostro permesso, sì, e Certo. poi tra l'altro ho dato una testimonianza proprio qualche giorno fa su di lui. Sì, ah, benissimo. Quindi adesso Filippo. Sta prendendo l'oggetto, ve lo fa vedere questo signore, chi è, ci spiega chi è, perché sono incuriosito anche io dalla figura di questo signore. Quindi appena Filippo ritorna in postazione, ripasso la linea a Filippo. Allora, Filippo, ci siamo. Eccolo Allora, facciamolo vedere. Perfetto, così si vede benissimo. Allora, chi è questo qua, Filippo? qua. Ecco. Beh, questo è un vecchio anziano che gironzola sulla terra. Lo hanno visto contemporaneamente operato molto in Italia. Sì, abbiamo problemi di linea. Non sento più Filippo. Scusate, scusate un attimo, ma Mi ecco. senti? Ok, adesso ti Mi sento. senti? Sì, adesso sì, dicevi? Il volto l'avete visto, lo rifacciamo vedere se Sì, vuoi, Dario. facciamolo Ecco. vedere, sì. Beh, diciamo che io, allora, Eugenio l'ho incontrato tante volte, il contattato Eugenio Siracusa, e contemporaneamente si è fatto vedere in un posto determinato del mondo e poi davano testimonianze, anzi io ne ho vissute personalmente che me le raccontavano quando Eugenio incontrava queste persone. E sulle zone del Catanese parecchi, addirittura hanno dato passaggi, saliva in macchina, parlava di temi spirituali, scompariva dentro la macchina, quindi qualcuno è poi stato ricoverato veramente con problemi seri, mentali, perché dare un passaggio ad una persona, farlo salire in tre, in due, e poi svanire nel nulla, come se fosse sceso dalla macchina, ma la macchina era in pieno ritmo di velocità, quindi lascio immaginare. Comunque, lui si chiama Bishu Ismaili Zwandi, ha 256 anni e visita periodicamente la Terra. Non è un morto, un fantasma o un ubriacone. È un essere che visita periodicamente la Terra. Intorno agli anni 70, la metà degli anni 70, ebbero delle clamorose esperienze sul Monte Musinè con questo personaggio. Monte Musinè, per chi non lo sapesse, l'ho visitato, si trova nella zona di Torino, dove c'è stata dichiarata, ora se ne parla molto meno, una base di esseri provenienti da altri mondi che operava lì, e lui l'hanno visto lì. Sì. Quindi è l'apostolo Pietro in missione sulla terra, che visita periodicamente gli iniziati. Ci sono delle domande Sì, che ti sono state prego. fatte. Allora, c'è Diablo Ita ti Sì. chiede come mai hanno scelto te, riferendosi al primo incontro, te lo sei mai chiesto o te lo hanno mai detto? Sì, me lo sono chiesto e me l'hanno detto. Possiamo rispondere oppure non so, Certo che cioè, possiamo ok. rispondere, possiamo rispondere a tutto. Vai, Filippo. Me lo sono chiesto perché ognuno di noi non può morire, l'uomo è immortale, la sua patria è l'eternità. Periodicamente lo spirito, l'intelligenza, vive delle esperienze evolutive, se lo vuole. Se non lo vuole, chiaramente è come la scuola. Ripete, retrocede, lo rimandano. Questa programmazione risale a molto, molto parecchio tempo fa, che in questo tempo dovevo essere risvegliato e rendermi disponibile di dare testimonianza a degli eventi che sarebbero venuti attraverso il padre dei contattati, che è Eugenio Siracusa. Eugenio Siracusa ha contattato di fama mondiale, quindi sono stato scelto come figlio spirituale, più che scelto, non è una parola che mi piace molto, sono stato risvegliato ad avvicinarmi a determinate verità e lo faccio dal 1976. Sono una persona normale, sposato, ho figli, sono nonno, lavoro,
ho prestato servizio presso anche la base militare NATO di Sigonella. Ve lo dico perché sono una persona sana di mente. Magari Lo so, qualcuno. io lo so. Allora, Certo. Federica Paparo o Paparo chiede: ti hanno detto per caso da dove provenissero? Sì, chi ho incontrato io è il supremo rappresentante del pianeta Marte. Il suo nome, che me lo rivelò, è Eugenio, perché lui l'ha visto nel primo incontro, il 30 aprile del 1962. Lui viene anche dall'Alfa Centauri, però ha colonizzato, quindi la provenienza possiamo dire che è del pianeta Marte. Poi Deep Pirate ti chiede: ti hanno insegnato qualcosa che non ha a che fare con noi terrestri? Sì, la giustizia, la pace e l'amore universale. Encelado Fede chiede: ti hanno mai predetto dei fatti accaduti o che avverranno? Hanno predetto attraverso Eugenio e io non ho fatto altro che testimoniarlo. Sì, tutto quello che sta accadendo oggi, compreso questa pandemia, Eugenio l'aveva detto. Quindi loro attraverso Eugenio l'avevano detto, l'uomo appartiene all'universo virale. È un virus. Quindi i virus fra di loro, se si comportano bene, cooperano. Se si comportano male, scattano gli anticorpi. Noi siamo un virus che ha fatto scattare nell'universo virale gli anticorpi. Quindi il nostro destino è quello di essere eliminati. Filippo, io ti faccio una domanda che ho fatto poco fa a Giovanni, non so se hai sentito la nostra conversazione, penso di sì. Cosa ne pensi tu di quello che sta accadendo in Italia in queste ore? Quindi parliamo del coronavirus. Penso che quello che ho appena detto, forse ho già in parte risposto, se l'uomo da qui a quel poco tempo che gli rimane, non voglio essere un catastrofista o un testimone di un annunciatore che ha fatto cattivi annunci, e allora si può salvare, se no solo una qualità si salverà. Con questo che cosa voglio dire? Io sono una persona con la testa sulle spalle e i piedi per terra, come dovremmo esserlo tutti. Non mi faccio per nulla abbindolare da niente. Il mio caro amico Dario lo sa, a me piace dire ultimamente spesso la logica. La logica porta che non c'è niente in questo momento sotto controllo. In 1,5 miliardi di persone, 1.000 persone fanno sorridere. Ne muoiono in Italia per l'influenza 700. E allora non ci vogliono dire che piede ha preso questa pandemia creata dall'uomo. Le cifre sono molto molto ben diverse. Si parla già di 10.000, 20.000 i morti e centinaia di migliaia I feriti. i No, contagiati. scherzo, ovviamente. Ma Sì. quindi secondo te c'è una stima al ribasso? C'è una stima al ribasso volutamente per non creare allarmismo, ma questo non significa che se noi, secondo una logica statistica matematica, stiamo dicendo questo e ci dobbiamo allarmare. Il destino se lo crea l'uomo. Se l'uomo, questa profezia, Don Bosco parlava delle formiche rosse. No, non la Io so. dedico. Sì. Questa delle formiche era un saccio. Qual è? Sì. Invaderanno i luoghi non comuni. Il libro ce lo dovrei avere qua, però No, vabbè, la non ti preoccupare, pubblico. non ti No, preoccupare. la pubblico perché già ce l'ho sotto mano. Quindi tutte queste cose devono essere portate a conoscenza da chi? Dai tutori spirituali. Quindi se i grandi istituti non parlano poi di coloro che hanno fatto santi, Don Bosco e ce n'è tanti altri che parlano di questi tempi. Il più catastrofista di tutti è stato Gesù. Guerra e rumor di guerra, fame e pestilenze, il padre contro il figlio contro il padre. Ma Io. in questo caso, Terremoti in ogni luogo. E allora. allora, domani uscirà una puntata, faccio una piccola anticipazione, che parlerà dell'arca di Noè. Sì. Quindi, che secondo alcuni in realtà non solo esistita realmente, ma era un
ritrovato tecnologico all'avanguardia, Sì, studiosi, quindi non lo sì, dico io. sì. Eugenio Siracusa, tu spesso fai una citazione di Eugenio Siracusa riguardo alle arche che non conosceranno le Sì. acque. Che cosa sono? Lo Diciamolo. disse, sì, lo disse Rasputin, Ah, ok. altro grande personaggio del secolo scorso. Le arche che non conosceranno le acque non sono nient'altro che delle astronavi, non lo dico neanch'io, già l'hanno detto gli scienziati di parecchi paesi del mondo, che stanno sostando fuori dalla nostra atmosfera all'interno del sistema solare e inspiegabilmente non sanno quando interverranno e in realtà che cosa sono. Ma Ma sì, dimmi. secondo quanto ci hanno detto attraverso Eugenio, sono questi vascelli grandi pronti ad intervenire per prelevare il salvabile, perché la Terra ormai è entrata in una fase ipercaotica. Quindi ci saranno grandi sconvolgimenti, ma la Terra è abituata a questo. Perché il diluvio, Sodoma e Gomorra, Mu, l'Atlantide e parecchie civiltà scomparse misteriosamente, sono il chiaro segno. Quindi la Terra sta raggiungendo il punto di saturazione per colpa dell'uomo. La Terra ha voglia di fare un salto quantico. Ormai la fisica quantistica è ovunque. Anche nei cartoni animati si parla di fisica quantistica più. Quindi ci dobbiamo aspettare che ci saranno i promossi, i respinti, quelli che vanno a settembre. Le Scusate, ma figurati, Dario, le arche che non conosceranno le acque sono quelle. c'è una domanda di Maria Matrone. Poi sono già quasi 2 ore che parliamo. Io veramente sono esausto, che non ce la faccio più. Sono stanco, Certo, ma certo. più che altro perché non sto bene. Quindi poi ci saluteremo tutti. Allora, dice: cosa ne pensa Filippo di Pier Giorgio Caria e se lo conosce personalmente? Certo, conosco personalmente Pier Giorgio da quando Pier Giorgio collaborava con il sottoscritto e la testata del giornale Non Siamo Soli, che era l'organo ufficiale dell'opera del contattato Eugenio Siracusa. Pier Giorgio riceveva delle disposizioni e collaborava. Poi si è indipendizzato. Non ho nulla a che vedere con la sua metodologia. Sì. Rimane soltanto il rispetto e la conoscenza durante questi anni, ma loro, lui, operano con una metodologia di cui Eugenio Siracusa si è distaccato, e il sottoscritto, totalmente da quel tipo di operare. A noi dei dischi volanti, se sono costruiti in una certa maniera, se poi ci sono delle ricerche in merito, non interessa poco nulla. A noi interessa chi sono, perché vengono e cosa vogliono. E colui che ha dato la rivelazione in assoluto, il primo nel mondo, è stato Eugenio. Quindi per Giorgio ha il suo cammino, Solet et Smalle, che è l'iniziativa spirituale che testimonia l'opera di Eugenio Siracusa, è un'altra cosa. Quindi lo conosco molto bene. Ho capito. Se non ci sono altre domande, io saluterei Filippo e ci avviamo alla. Scusate, mi sistemo. Dico, e ci avviamo alla chiusura di questa, quella che doveva essere una direttina, ma poi si è trasformato in un direttone, praticamente, perché ci sono stati gli interventi di Roberto Dignani, di Giovanni Santostefano. È ora di Filippo. Quindi, se avete delle domande, fatele adesso. Se non ce ne sono, io allora. Ecco, ce n'è una che te la giro e dice questa. Chiede sempre Diablo Ita: cosa ne pensi del Kun e di Mauro Biglino? Beh, il CUN lo conosco, che è il Centro Ufologico Nazionale, ahimè in una amara disavventura per il suo presidente Roberto Pinotti, perché allora praticamente successe che entrò in una dinamica offensiva verso Eugenio Siracusa. Guarda caso, però, oggi Roberto Pinotti continua a scrivere libri su quanto ai tempi proprio non sospetti Eugenio ha profetizzato,
Quindi sappiamo bene chi siamo, tanto il dottor Pinotti, tanto Filippo Bongiovanni. Chiaramente tutti ormai convergono che Eugenio è stato il precursore, il padre di determinate rivelazioni. E Mauro Biglino, che non conosco personalmente, ma sì, per quello che fa, non è nient'altro che l'ultimo arrivato, proprio cronologicamente, non mi permetto per gli studi, anche se non condivido, e su quanto Eugenio Siracusa ha sempre detto. Perché parlare degli Elohim, del serpente piumato, delle razze che hanno praticamente dato vita anche alla razza umana, è stato Eugenio. E loro, a modo loro, lui, riprende certi discorsi. Chiaramente non condivido l'estremismo di Mauro Biglino perché, secondo me, la ricerca si basa su quello che troviamo, su quello che abbiamo a disposizione, ma moltissime cose sono state manipolate, tergiversate e fatte a modo proprio per specularci. Ma su questo consiglio un libretto, con il tuo permesso, Dario, se posso. Certo. Se andate nel nostro sito, Pex Solex, c'è libri, tutti gratuiti, me ne vanto di dirlo, tutti gratuiti, tutti ricevuti da Eugenio Siracusa le conoscenze, troverete gli archetipi o gli Elohim e il serpente piumato. Lì troverete tutta la storia e di parecchie anche testimonianze di scienziati che molti anni dopo hanno detto quello che Eugenio aveva rivelato. Allora Filippo, ci sono, mi fa piacere che arrivano altre domande, quindi io, visto che ci siamo, te le pongo così facciamo contenti tutti, ma soprattutto si schiarisce in bella memoria. Allora, Clara Fiore chiede, sì, chiede e dice questo. Allora, si dice che gli alieni siano dei demoni, tu cosa dici? Ecco, come la vedi? Io l'unico demone che vedo in questo momento è alieniato è l'uomo. Non conosco casi di demoniaci di esseri provenienti dagli spazi esterni. L'uomo ha fatto la bomba atomica, l'uomo sta distruggendo il pianeta, l'uomo continua a commettere genocidi e omicidi ogni giorno. Non sono gli alieni, non sono né anche i lucertoloni né i rettiliani. Prevalentemente è l'uomo bianco, il satanasso per eccellenza. Poi c'è una domanda molto veloce che poi Prego. non ho capito veloce rispetto a cosa. Comunque, è vero, dice Deep Pirate, dice è vero che ci sono esseri che sono molto, ma molto più avanzati degli alieni che hai conosciuto? Allora, io non ho conosciuto nessun alieno. Chi ho incontrato è un rappresentante di un pianeta del nostro sistema solare. È una mia esperienza ed ha un tasso di evoluzione che supera il più intelligente, chi era qui, Einstein, di 15 volte. Quindi, insomma, ma Quindi stiamo parlando che se Einstein aveva il 5%, chi ho incontrato io, che è un rappresentante, il supremo rappresentante del suo pianeta, sarà almeno più avanti di 15 miliardi di anni rispetto a qua. quindi io mi auguro che Filippo abbia risposto in modo soddisfacente a tutte le vostre domande. Rimangono 5 minuti. Se non c'è altro da chiedere a Filippo, io passo la palla nuovamente a Filippo per un saluto e poi ci salutiamo noi e vi do appuntamento alla prossima volta, insomma, con il film sicuramente. Allora, visto che non ci sono domande, passo la palla a Filippo e lo salutiamo. Allora, Allora, Dario, anche a Filippo, te un caro saluto, grazie. grazie E ci tengo a dire una cosa, Dario, sempre con il tuo permesso. È a te. Certo. stato tutto spontaneo ed è la cosa più bella. Ma Ed è la cosa più assolutamente, ripeto, io avevo detto, siccome con la dottoressa Tosi mi aveva chiesto di fargli la recensione del libro, allora io il libro l'ho finito, ho parlato con lei stasera e ho detto, guarda, stasera faccio una piccola diretta, faccio la recensione, ma molto brevemente per non spoilerare nulla. Poi, appunto, sappiamo benissimo che quando facciamo queste dirette così improvvisate, da cosa nasce cosa, e qui la cosa si è protratta per il tempo che è passato fino ad ora. Poi hanno iniziato a telefonare le persone, il che mi fa piacere, vuol dire che comunque
piace quello che facciamo e come lo facciamo, e quindi appunto poi è stato tutto un divenire. Allora io, Filippo, ti ringrazio per il tuo intervento, che è stato più lungo di quello degli Anch'io. altri, ma è Altrettanto, un caro saluto. una buona serata, e noi ci sentiamo poi tra di noi per i fatti nostri. D'accordo? Certo. Ciao Filippo, una buona A serata, presto, grazie, a grazie per il presto. tuo intervento, ciao. Allora, scusa, eccomi, eccomi. Allora, signori, se non ci sono altre domande, sono quasi 2 ore che ci sentiamo, che parliamo insieme, insomma, fate le domande. Mi auguro che l'intervento di Filippo, così come quello di Roberto Dignani, così come quello di Giovanni Santostefano, siano stati di vostro gradimento, esaustivi e istruttivi per certi aspetti. E allora non mi rimane altro che darvi appuntamento alla prossima diretta, che sarà sicuramente tra 2 o 3 settimane, e vi do appuntamento sicuramente a domani con Salvo nella puntata, poi avremo mercoledì il Midnight e così via. E vi ricordo che molto cioè che prossimamente vedrete sicuramente il primo episodio del film. Mi auguro, ci auguriamo che vi piaccia. Io me lo auguro particolarmente, visto che la regia è la mia, quindi seguitelo. Aspettiamo i vostri feedback, perché appunto grazie ai vostri feedback, alle vostre interazioni con noi, sappiamo se stiamo lavorando bene oppure no. Quindi mi aspetto lo stesso entusiasmo per il film, quindi seguiteci, verrà fatto in premiere ogni episodio, quindi vi risponderemo in chat o subito dopo. Io vi saluto tutti quanti, siete stati tutti quanti gentilissimi, tutti mi avete seguito con attenzione, mi fa piacere, e allora ci vediamo domani alle 15. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. C'è qualcuno di nuovo, quindi mi auguro che si iscriva al canale, commentate, fateci sapere sempre il vostro punto di vista, sia nelle dirette che anche nelle puntate che nei Midnight, e soprattutto ragazzi, condividete la puntata. In più, prima di chiudere, vorrei chiedervi, se è possibile, di mettere nel vostro profilo Facebook, qualora ne abbiate uno, il nostro logo. Fate vedere anche su Facebook che ci seguite. Un abbraccio a tutti, buonanotte, alla prossima!